A proposito di parole, in questo caso parole di segno diverso, che cosa è avvenuto? Questa mattina abbiamo letto la notizia diffusa dalla Reuters e poi ripresa un po' ovunque della decisione di Meta. Meta è la piattaforma che ospita, la piattaforma di Mark Zuckerberg che ospita Facebook e Instagram, che così dice permetterà agli iscritti di Facebook e di Instagram in questi paesi, ovvero Armenia, Azerbaijan, Estonia, Georgia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina, di postare anche contenuti che incitano, diciamo così, all'odio, quelli che normalmente sarebbero stati bloccati dalle condizioni d'uso di Facebook, che ricordiamo, di Facebook e Instagram, quindi di Meta in questo caso, che è azienda privata, lo ricordiamo. Che cosa dice Meta? Che si potrà postare contenuti di odio contro l'esercito russo che ha invaso l'Ucraina, ma si potrà, non contro i civili russi, si potrà anche incitare all'uccisione degli invasori e dei loro capi, in particolare Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko. Allora, al di là delle reazioni, ci sono state ovviamente reazioni anche dalla Russia, in particolare è stato chiesto, l'ufficio del procuratore generale russo ha chiesto che Meta venga riconosciuta, c'è anche WhatsApp all'interno della società, come organizzazione estremista e quindi di metterla al bando, secondo quanto riferisce la TASS, accusando Meta di incitamento all'odio razziale. Perché questa questione è molto complessa, al di là delle reazioni immediate che può suscitare? Perché non solo è un capovolgimento delle linee di condotta dei social, ma è anche forse il modo in cui diversi nodi del nostro modo di usare i social, del nostro modo di comunicare sui social, vengono al pettine. Il discorso è molto delicato, è molto difficile e per fortuna noi ci avvaliamo di due esperti importanti. Anna Maria Testa, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Che di comunicazione si occupa da molti e molti anni. Buon pomeriggio anche a Davide Bennato. Buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Che è docente di sociologia dei media digitali all'Università di Catania. Allora, io comincio con... Sentiamo che cosa pensa di questa complicata vicenda Davide Bennato. Ovviamente io mi trovo perfettamente d'accordo con, se non altro, con la filosofia di fondo del ragionamento di Anna Maria Testa, perché sicuramente è proprio difficile confrontarsi con l'enorme quantità di contenuti, informazioni e anche atti e anche, diciamo così, sistemi valoriali che stanno cominciando a scontrarsi all'interno delle piattaforme digitali. Secondo me, non vorrei fare sempre il catastrofista, quindi il sociologo che vede le cose attraverso la lente di un ventunesimo secolo che sta emergendo utilizzando la dinamica della crisi col ventesimo secolo. Però secondo me questo atto di Facebook di appunto legittimare parzialmente, comunque con degli stranissimi caveat, la possibilità di fare discorsi d'odio contro il popolo russo e contro l'esercito russo, secondo me è una cosa assolutamente gravissima. È gravissima secondo me in primo luogo perché rappresenta un vero e proprio inquinamento morale dell'ecosistema digitale. Cioè, nel momento in cui una piattaforma ti dice: guarda, se tu fai discorsi d'odio verso tanti altri paesi, tante altre popolazioni, tanti altri eserciti, te li banno, te li cancello, perché non è giusto, siamo in un ambito liberale e quindi non possiamo far sì che le violenze emergano. Ma per un paese in particolare, in questo caso l'invasore russo nei confronti dell'Ucraina, io te lo permetto di fare, ecco, questo qua è un meccanismo di legittimazione indiretto che secondo me è assolutamente grave. Non solo è grave, ma se qualora venisse mantenuto in questo senso, è qualcosa con cui dovremmo fare i conti negli anni che vengono, perché una volta che un'azienda, quella appunto che presupponeva essere una tech company e poi si è trasformata invece in quello che è effettivamente, cioè una media company, nel momento in cui nelle sue linee guida dal punto di vista comunicativo legittima dei discorsi d'odio verso delle popolazioni e verso dei popoli specifici, ovviamente altro che vaso di Pandora. Questa è la vera, dal mio punto di vista, bomba atomica culturale e comunicativa del ventunesimo secolo, perché metterà in crisi, come è stato già
diciamo così, evidenziato con il caso del sostegno di Trump da parte delle strategie di disinformazione digitale a alcune presunte russe. Anche foto che perché ecco la interrompo perché volevo proporre anche a lei, mi perdoni Davide Bennato, lei ha citato Trump, io ne parlavo prima con Anna Maria Testa, ma anche allora era il gennaio di un anno fa, del 2021, e Facebook e Instagram anche allora bloccarono a tempo indeterminato gli account di Donald Trump, che sappiamo tutti, ne abbiamo raccontato, abbiamo visto l'atteggiamento che Trump ha tenuto, fomentando quasi la rivolta golpista che ha portato l'assalto del Congresso. Però molti osservatori si erano chiesti: ma possibile che un'azienda potentissima come quella di Mark Zuckerberg si arrivi vicina al monopolio dell'informazione sui social network, e quindi fondi, prenda delle decisioni che sono decisioni anche di enorme rilevanza politica, allora come oggi? E questo significa avere davanti un potere, mi viene un po' da sorridere, amaro, perché nel 2003 il New York Times fece un titolo dicendo che i pacifisti erano la seconda potenza mondiale. Se il titolo dovesse essere quello di oggi, forse la potenza mondiale a questo punto è quella dei social, e non so se sia un bene. Che ne dice lei? Allora, rispetto all'osservazione che lei ha fatto, secondo me ci sono due elementi da prendere in considerazione. La prima è che il caso del banning, dell'esclusione dei discorsi di Trump dalle piattaforme social all'epoca, appunto, anche della vicenda, alla luce della vicenda di Capitol Hill, dell'invasione di Capitol Hill, secondo me è stato un segnale che ha cominciato a far capire due cose. La prima è che bisognava ricostruire il patto comunicativo tra le grandi piattaforme digitali e le democrazie liberali. Cioè queste tecnologie ormai si comportano come delle vere e proprie nazioni digitali tecnologiche, è inciso l'orientamento di Facebook nei confronti del metaverso non farà altro che radicalizzare questo tipo di situazione, chiuso l'inciso. Questo tipo, la situazione che si è venuta a creare fa sì che quelle sono state semplicemente le avvisaglie di un tipo di esercizio concreto di potere da parte di una multinazionale della comunicazione nei confronti dei propri clienti e utenti. Secondo me c'è anche da fare un'altra osservazione. Il caso di Trump, da un certo punto di vista, con tutti i se e i ma del caso, poteva anche essere per certi versi legittimato all'interno di una piattaforma digitale. Io sono Facebook, decido che quei contenuti non sono compatibili con la mia mission culturale ed economica, e quindi questi contenuti non li voglio far presenti. Ma qui si sta facendo esattamente l'opposto, cioè si sta legittimando la possibilità di utilizzare contenuti violenti all'interno di una piattaforma utilizzata da diversi miliardi di persone al mondo. È proprio diverso il gesto, che ha un valore non solo simbolico, economico e politico, ma secondo me è un valore profondamente etico. Cioè stiamo tornando in una situazione in cui il potere viene esercitato non all'interno di uno schema valoriale, fondamentalmente quello delle democrazie liberali. Liberale vuol dire fondamentalmente che io magari non sono d'accordo con quello che dici, ma mi sono disposto a confrontarmi con te nel momento in cui lo dici, e si sta trasformando semplicemente in una forma di violenza simbolica. Tra l'altro, e vorrei anche mettere questo elemento sul piano della discussione, sul tavolo della discussione, non è la prima volta che Facebook cavalca l'odio per motivi commerciali ed economici. Giusto proprio qualche mese fa c'è stata la famosa rivelazione dei Facebook Files, cioè la whistleblower Francis Haugen, che ha rivelato che Facebook era, diciamo così, di mano larga nei confronti dei discorsi di polarizzazione e d'odio, perché in realtà aumentavano quello che il marketing chiama l'engagement, cioè il fatto che le persone sono più disposte a interagire in queste piattaforme e a comunicare con gli altri. Allora, il fatto che si mettono insieme questi elementi, la necessità di far coinvolgere gli altri nelle piattaforme utilizzando anche strategie eticamente problematiche, secondo me fa capire come queste cose non possono essere assolutamente passare in secondo piano, devono essere assolutamente gestite dal punto di vista prima dell'opinione pubblica e poi sicuramente dal punto di vista politico. Allora, torniamo, ce ne dovevamo accorgere prima. Qui c'è una valanga di messaggi, ovviamente, degli ascoltatori che sono nella stragrande maggioranza sbigottiti dalla decisione di Meta. Quindi
torno a parlarne con Davide Bennato. Ovviamente c'è chi, e sono molti ovviamente fra coloro che ci scrivono, dice basta togliersi da Facebook. Sì, non è facile a questo punto. Quando io dicevo, e vorrei sentire anche lei su questo punto, che stanno venendo al pettine diversi nodi su come tutti noi, tutti, certo da parte magari di chi detiene maggior potere di noi tre che stiamo parlando, la cosa è più grave, abbiamo affidato un enorme potere a Meta, in questo caso ai social network, senza capire bene fino in fondo come funzionavano. Non le chiedo che si fa, perché non è così semplice, però le chiedo di riflettere con noi su questo, Davide Bennato. Sì, io vorrei mettere questo ragionamento in un contesto generale. Facendo il sociologo, sì. Veramente mi viene, è difficile che non riesca a farlo. Allora, tra l'altro che studio proprio queste dinamiche del digitale. Allora, fino ad ora noi abbiamo vissuto convinti che il periodo in cui stiamo vivendo è un periodo che è una versione avanzata del XX secolo. Stati-nazione, politica classica, sindacati, gruppi di persone, nuovi valori, ecologia, eccetera, eccetera. In realtà il XXI secolo è una completa frattura del XX secolo, prima di tutto perché ci sono nuovi soggetti. Tipo, ci sono nuove collettività che agiscono nello spazio pubblico, penso per esempio a Anonymous, come ha fatto da parte sua, diciamo così, le azioni contro la Russia nel momento in cui c'è stata l'invasione dell'Ucraina. Ci sono nuove realtà che sono contemporaneamente sociali e mediatiche, e ovviamente sto facendo riferimento alle piattaforme digitali. Cioè questo mondo del XXI secolo, che sembra uscito da una distopia di fantascienza, giustamente lei faceva riferimento a uno delle produzioni culturali che io ho amato, che è appunto Black Mirror. Esatto, che io ho amato, e tra l'altro ci ho fatto anche un libro sopra proprio perché l'ho amato troppo, come tipo di capacità previsionale di scenario, forse un po' troppo dal mio punto di vista. Comunque, secondo me noi dobbiamo cominciare a ragionare sul fatto che il XXI secolo ha bisogno di un nuovo patto sociale, cioè dobbiamo cominciare a riflettere sul fatto che il XXI secolo ha mandato gambe all'aria quelle che erano le certezze del XX secolo. Si fa per esempio un gran parlare delle famose, per capire il contemporaneo, no? Si fa un gran parlare della famosa questione del cigno nero, cioè il fatto che le attività inaspettate possono capitare da un momento all'altro, no? Faccio riferimento alla riflessione di Nassim Taleb. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi non abbiamo più gli strumenti per confrontarci col contemporaneo, perché il contemporaneo è cambiato, e se è cambiato dobbiamo cominciare a riflettere primo che tipo di soggetto è un soggetto come Facebook, che è contemporaneamente società tecnologica, società di comunicazione e potere politico. Secondo, dobbiamo capire qual è il ruolo che gli hanno i governi nei confronti degli stati e nei confronti dei propri cittadini. Terzo, qual è il ruolo dell'opinione pubblica, che ormai è disintermediata, cioè non è più legata ai media, ma si riorganizza e costruisce senso al di fuori dei mezzi di comunicazione di massa. Vi faccio dire questa cosa molto old school, essendo io comunque appartenente a quelli che sono cresciuti con i media di massa. Quindi secondo me questo tipo di scenario deve cominciare a diventare qualcosa con cui fare i conti. Non possiamo solo più fare i conti sul fatto che è arrivata una pandemia, ha cambiato il mondo e dobbiamo riflettere come rispettare l'ambiente. C'è anche un altro ambiente con cui bisogna fare conto, che è l'ambiente comunicativo, l'ecosistema comunicativo digitale, che molto spesso vincola sia le nostre attività come cittadini, sia le nostre attività come persone che vivono nella contemporaneità. Tutto, per esempio, tutto il ragionamento che si è fatto su come è stato impedito alle banche russe, tra le varie sanzioni, di poter accedere ai pagamenti internazionali accedendo al sistema SWIFT, tanto per dirne una. Il digitale non è più un mezzo di comunicazione, è un mezzo di azione. Quando noi accendiamo un telefonino non stiamo comunicando, noi stiamo agendo. E il fatto che noi agiamo nel momento in cui accendiamo un telefonino e ci colleghiamo con una piattaforma fa capire quanto coloro i quali ce lo rendono possibile, quindi le piattaforme da un lato e il potere politico democratico dall'altro, ci fanno capire come questi nuovi poteri devono essere nuovamente negoziati con un nuovo tipo di patto sociale. Ecco, era esattamente quello che intendevo quando dico, beh, c'è un red rationem, Davide Bennato, in questo momento. Solo che, e posso mettere anche un altro punto sul tavolo di discussione, i media tradizionali, i cosiddetti old media, ovvero i giornali, che sono sempre più
se posso dirlo, a rimorchio dei social network, ma non da oggi, non soltanto in questa situazione. C'è un inseguimento che è cominciato tanto tempo fa e adesso è diventato ancora più evidente. Che cosa, non dico cosa dovremmo fare come singoli, ma anche un po' sì, nel senso, possibile che non ci sia un modo di avere una maggiore consapevolezza su quello che noi scriviamo in un luogo pubblico, e ovviamente pubblico secondo noi, ma in mano di un privato? Secondo me sì, assolutamente sì. Cioè, noi dobbiamo cominciare, quello che, diciamo così, quello che a me dispiace, parlo da prima come cittadino e poi come studioso di scienze sociali che si occupa di digitale, quello che mi dispiace è che non c'è una sensibilizzazione pubblica, un'opinione pubblica che rifletta su qual è la dimensione comunicativa etica che sta dietro le piattaforme digitali. Mi permette di fare un po' il Savonarola, no? Un po', mi faccio fare un po' questo, una parte che non mi appartiene, però giusto per essere comunicativamente più diretto. Sì. Perché non cominciamo a riflettere, a far riflettere i genitori che postano i propri figli su Facebook, che forse sarebbe opportuno che non lo facessero? Perché non cominciamo a pensare che monetizzare certi video che vanno su YouTube sarebbe opportuno che non venissero monetizzati, quindi fonte di reddito? Perché non cominciamo a pensare che forse il porno amatoriale che sta diventando sempre più pressante non potrebbe essere regolamentato in un certo modo? Cioè, il mondo sta cambiando, anzi il mondo è completamente cambiato, ma non vedo una sensibilizzazione collettiva nei confronti di questi temi. Cioè, io per esempio sono spesso, vengo chiamato nelle scuole, giustamente, perché devo fare il pistolotto, nel senso, io devo parlare di cyberbullismo, perché il bullismo è un problema serio. Però io faccio sempre riflettere su questa cosa: il cyberbullismo, prima di essere cyber, è bullismo. Quindi non bisogna ricordare che le tecnologie digitali nascono come opportunità se si educano le persone a utilizzarle come opportunità. Fra noi, diciamo così, genitori che abbiamo i figli alle scuole medie, scherziamo sempre sul fatto che, diciamo così, la cosa più terribile che ci può accadere è entrare in un gruppo dei genitori su WhatsApp, no? Perché quei gruppi, come se voi avete frequentazioni di questi gruppi, sapete che sono ridondanti, molto spesso sono, sì, diciamo, sono conflittuali, eccetera eccetera. Però questo qua è proprio l'archetipo del tipo di riflessione che sto provando a fare. I gruppi WhatsApp sono la versione in piccolo del fatto che noi abbiamo lasciato mano libera, senza avere la consapevolezza delle tecnologie, a far parte della nostra vita quotidiana. Cioè, noi non siamo più persone che interagiscono, noi siamo persone che esistono grazie alle opportunità di connessione rese dalle tecnologie digitali, che è un vantaggio da un certo punto di vista. E mi permetta, il lockdown ha mostrato quanto possano essere le opportunità della, certo, tecnologia digitale, ma io sono sempre dell'avviso che dove ci sono delle opportunità, costi-benefici, dove ci sono delle opportunità si perde anche qualcosa. La domanda su cui dobbiamo cominciare a riflettere è, senza essere dei luddisti, senza essere degli antitecnologici, cosa abbiamo guadagnato e cosa abbiamo perso? Questa azione che ha fatto Facebook contro, che ha fatto il gruppo Meta nei confronti dei discorsi d'odio contro la Russia, secondo me, diciamo così, fa vedere che il re è nudo. Cioè, dobbiamo cominciare a smettere di pensare che questi problemi possano essere rimandati. Allora, io vi ringrazio davvero molto, perché, come detto all'inizio, noi non pretendevamo certo di trovare soluzioni, se non quella appunto di insistere sulla consapevolezza, sulla comprensione dei meccanismi, che comunque in ogni situazione è qualcosa di importante, no? È qualcosa di fondamentale, direi. E però vi ringrazio perché ci avete aiutato anche almeno a mettere a fuoco una questione, e quando le questioni sono messe a fuoco, poi lentamente, magari, chissà, si trovano anche le soluzioni. Molte grazie ad Anna Maria Testa, molte grazie a Davide Bennato, davvero grazie per essere stati con noi. Grazie a voi, grazie a voi, e teniamoci stretti sempre. Allora.